Ciao ragazzi, questa è una nuova puntata di Fatti Fatti, e Ser Fatti. Sarfatti, il TG di Bocconi TV. Martedì 29 settembre si è tenuto l'evento organizzato da Bocconi Students Marketing Society, il testimonial ai tempi dello show business. Gli ospiti erano Pasquale Ria per la Realize Network, i dirigenti della Franche Sina e Lanutti e ospite speciale Bruno Barbieri. La televisione ti dà una grande notorietà, però la televisione ti toglie anche molto. Bisogna stare molto attenti, bisogna essere già proiettati a che cosa succederà dopo che finisce la televisione, cioè quando non ci sarà più la televisione, perché attenzione, oggi cioè, diventa difficile perché poi quando entri dentro in questo meccanismo dove hai i paparazzi sotto casa, dove qualche volta ti fa anche piacere, qualche volta no, però vabbè. Però entri dentro in un meccanismo così forte, così impegnativo, diventa difficile gestire la sua vita. Però bisogna essere pronti a capire che cosa succede dopo, essere proiettati già in un altro futuro, in un'altra situazione. E sempre martedì si è tenuto l'evento organizzato da Radio Bocconi Incontra, presente il trio comico degli Autogol. Nata l'idea degli autogol e come da un passatempo è diventato un business. Siamo nati a Radio Pavia, che è la radio FM della nostra città. Poi da lì, piano piano, abbiamo iniziato a mettere sul web le parodie e poi è andata bene, per fortuna. Abbiamo iniziato 7 anni fa, quindi un po' di gavetta l'abbiamo fatta, almeno quella. Siamo riusciti a fare un lavoro che in realtà è nato per gioco. Siamo tra le persone più fortunate che ci possano essere. Cosa ne pensano Moratti o Conte? Devo dire insomma che qua in Bocconi insomma, è un ambiente molto scippettico, io che sono di Milano, insomma, vedo tanti ragazzi che hanno una bella faccia, insomma, molti tifosi dell'Inter. Insomma, Antonio Conte, vi consiglio di studiare, studiate, giocate anche a calcio che c'è bisogno perché la nazionale ha dei giocatori imbarazzanti. Voi ragazzi, continuate a giocare a pallone, se no siete agghiaccianti. Un saluto a Bocconi TV. Vento dalla voce esterna. Ciao mamma. E per oggi è tutto. Alla prossima settimana con Fatti e Fatti e Sarfatti. Sarfatti.